Se nella frase è presente un altro termine indativo che possa creare ambiguità, il dativo d'agente viene sostituito da a o ab più ablativo, se è una persona, o dall'ablativo semplice, se è una cosa o un termine astratto. A te mi est obtemperandum, Cesar. Da parte tua bisogna dare retta, obtemperandum est, mi a me, Cesare. Questa è la traduzione letterale. Dunque, tu devi dare retta a me, o Cesare. Tu devi darmi retta. In questo caso, la funzione d'agente è espressa con a più ablativo, a te, del pronome personale tu. Perché? Per evitare l'ambiguità con il dativo mi, poiché obtempero, che significa dare retta, vuole il dativo. In questo caso, se la funzione d'agente fosse espressa ugualmente in dativo, si creerebbe un'ambiguità. Chi deve obbedire a chi? L'ablativo preceduto dalla preposizione a, o anche in la forma semplice, serve dunque a chiarire questa ambiguità, a rendere esplicito chi deve compiere l'azione espressa dalla forma perifrastica col gerundivo.